Alla fine possiamo dire che qualche rammarico ce l'abbiamo perché abbiamo meritato ai punti decisamente la vittoria, soprattutto per un secondo tempo importante. Sì, è vero, c'è questo rammarico perché la percezione del secondo tempo era che potevamo vincerla, abbiamo avuto le opportunità per farlo, secondo me anche nel primo tempo è stato sicuramente più equilibrato, ma l'occasione per sbloccare la partita nitida l'abbiamo avuta noi, abbiamo preso il gol dell'1-0 su una punizione respinta dove nel contrasto dentro l'area loro purtroppo hanno avuto la meglio, ma lo spirito, la voglia, la squadra ha giocato, è andata a pareggiare la partita e già negli ultimi 15 minuti del primo tempo avevo la percezione che il gol potesse arrivare, è arrivato, e abbiamo fatto per me un'ottima gara. C'è il rammarico, sicuramente la continuità di prestazione c'è, quel pizzico di rammarico perché la percezione che abbiamo avuto l'opportunità per vincerla. Ecco, ti ho visto proprio dalla panchina a un certo punto incitare i tuoi dicendo dai, dai che la possiamo vincere, però devo ammettere che mi aspettavo forse qualcosa addirittura in più, poter giocare a due punte alla fine, tu però hai mantenuto un certo equilibrio al centrocampo. Perché il Catanzaro è una squadra che palleggia, non puoi a volte lasciarti trasportare dall'entusiasmo perché comunque loro in contrattacco, sulle palle inattive è una squadra molto pericolosa, non volevo perdere il controllo del centrocampo e per me chi è entrato ha fatto molto bene, infatti l'occasione sulla riconquista palla, eravamo molto abili a trovare spazi e di conseguenza la doppia punta non ce l'avevo perché mettendo Mancuso per Soleri, non avendo Matteo per la squalifica, dunque ho optato per un centrocampo che fosse solido, avesse fisicità e secondo me con queste caratteristiche siamo andati molto vicino a vincerla. Possiamo dire un debutto brillante per Ranocchia. Grande livello, grande prestazione. È più facile impostare probabilmente la manovra offensiva con un giocatore che trova sempre il passaggio giusto. Ma la società, eravamo d'accordo di trovare giocatori che potessero alzare il livello della rosa e sia con Filippo che con Diakité pensiamo di averlo alzato e di conseguenza ha fatto un'ottima partita, a 60 minuti secondo me fatti molto bene, nonostante abbia 7-8 allenamenti fatti con noi, è un ragazzo molto equilibrato, solido, con tanta voglia di fare bene e sono sicuro che ci darà una grande mano e già oggi ha fatto vedere le qualità che A proposito di Ranocchia, in ha. non possesso palla ho notato che spesso lui addirittura andava a ricoprire il ruolo di punta con Soleri che si allargava. È una soluzione replicabile anche in casa o qualcosa che usi soprattutto in trasferta? Ma avevamo un'idea di come pressare il Catanzaro perché volevamo mandarlo in una certa zona di campo perché eravamo sicuri che sulla riconquista della palla trovavamo degli spazi importanti. Abbiamo fatto discretamente bene il primo tempo, nel secondo tempo secondo me l'abbiamo fatto molto bene perché poi quando troviamo Filippo tra le linee ci può dare qualità, l'occasione dove prendiamo il palo nasce proprio da una situazione simile dove siamo stati molto bravi a recuperare palla, lui ha fatto una grande azione dove siamo andati veramente a un millimetro probabilmente dal gol del vantaggio e di conseguenza lavoriamo, diamo continuità a questo tipo di prestazioni, portiamo a casa questo punto che lascia sicuramente qualche rammarico perché potevamo vincerla e questo rammarico dobbiamo portarcelo nella settimana di lavoro e farlo vedere col bar in casa dove affronteremo un'altra squadra di livello, ma con tanta voglia di vincere, visto che in casa abbiamo trovato continuità e vogliamo continuare a darla. Hai un po' sorpreso con Di Mariano titolare al posto di Insigne, probabilmente in quella porzione del campo c'è grande battaglia per la maglia da titolare. Ma quando dico che sono tutti titolari, la verità, sono settimane dove i giocatori si impegnano tanto, mi fanno vedere delle cose e sulla percezione delle caratteristiche nostre, di come volevo andare a colpire, secondo me Di Mariano aveva le attitudini giuste, sapevo che Roberto, partita in corso, potesse risultare determinante. Di Mariano ha fatto l'assist dell'1-1, Roberto ha avuto la grande occasione per fare il gol del 2-1. Di conseguenza per me, come dico, i cambi sono sempre fondamentali, sono sempre importanti e anche oggi per me ci hanno dato una grande mano per andare molto vicino a vincere questa partita. Ultimissima domanda, tu dai un peso importantissimo ai numeri. Siamo la squadra che fa più gol di testa tra tutte. C'è un perché? È semplicemente un caso? Come nasce questa statistica? Nasce che cerchiamo di indirizzare i cross in certe zone di campo, nasce dalle qualità e dalle caratteristiche dei nostri giocatori e quando poi una cosa ti riesce bene hai ancora più convinzione per farla e di conseguenza un'attitudine, una caratteristica e cercheremo di continuare a alimentarla visto che comunque ci ha prodotto tantissimi gol. È sempre lui, Jacopo Segre, sempre in mixed zone perché sei ormai il goleador di questo Palermo. Sì, che dire, un'emozione unica. Segnare con questa maglia veramente mi rende fiero e orgoglioso per il lavoro che eseguo e eseguiamo tutto il gruppo in settimana perché veramente stiamo lavorando in maniera intensa e cerchiamo veramente di portare il lavoro svolto durante i giorni della settimana, la domenica, il sabato.
Ormai le domande si ripetono, il Palermo è la squadra che fa più gol di testa e tu sei quello che ne fa di più, mi pare 5, vado a memoria. C'è un perché in questa statistica? Studiate gli schemi in allenamento o semplicemente la tua bravura negli inserimenti? Da cosa nasce questo numero così importante di gol? No, diciamo che è sempre stata la mia caratteristica degli inserimenti e ho dei compagni veramente forti che mi riescono a fare sempre grandi assist. Io ho la bravura di inserirmi con i tempi giusti e a bucare il portiere e sono felice, devo continuare così e dobbiamo continuare così perché siamo forti, dobbiamo veramente andare avanti. Fine partita mi ero un po' preoccupato perché ti ho visto dolorante, credo tu abbia toccato la coscia, però hai tenuto fino al 94esimo, quindi dal punto di vista fisico ci siamo. Sì, crampi, botte, dopo 100 minuti fa parte del gioco ed è bello arrivare ad avere queste sensazioni qui, perché vuol dire che hai dato insieme ai tuoi compagni, hai dato tutto, hai dato l'anima, quindi bisogna adesso resettare e pensare già alla partita col Bari. C'è però un piccolo rammarico perché ai punti la merita il Palermo, un palo nella ripresa, due occasioni importanti, non hanno mai calciato in porta nel secondo tempo gli avversari, c'è un po' di amarezza nel non aver portato a casa questa vittoria. Sì, abbiamo fatto una gran partita e contro un avversario forte e il secondo tempo abbiamo avuto veramente grandi occasioni, peccato, perché comunque lavoriamo per fare gol, ma questo è il calcio e ci concentreremo per la prossima partita e cercheremo di sfruttare le occasioni che oggi non abbiamo realizzato.